forno ad ECO elettronico è predisposto per due tipologie di cotture: doppia temperatura indicata per prodotti di gastronomia, percentuali di potenza indicata per prodotti di pizzeria. L'accesso alle rispettive impostazioni avviene tramite il tasto Smart Baking. Ora imposteremo il forno per la cottura in doppia temperatura per prodotti da gastronomia. In particolare in questa occasione cuoceremo le lasagne. Per impostare la cottura in doppia temperatura pigiamo il tasto Smart Baking per 5-6 secondi. Il display si dispone per le impostazioni doppia temperatura. Con i tasti più e meno impostiamo la temperatura del cielo, in questo caso per le lasagne 220 gradi centigradi. Con i tasti più e meno impostiamo la temperatura della platea, in questo caso per le lasagne 230 gradi centigradi. Premiamo il tasto Start e Stop. Vedremo il LED rosso che si accende. Questo indica che il forno è in fase di riscaldamento. Aspetteremo fino a quando entrambe le temperature raggiungono il valore di set point impostato. A questo punto andremo a introdurre il prodotto da cuocere all'interno della camera di cottura. Dopo aver visionato tramite il vetro posto sulla porta del forno che la cottura è al punto ottimale, estraiamo il prodotto. Ora imposteremo il forno per la cottura in percentuale di potenza per prodotti da pizzeria. In particolare in questa occasione cuoceremo pizza tradizionale. Per impostare la cottura in percentuale di potenza pigiamo il tasto Smart Baking per 5-6 secondi. Il display si predispone per l'impostazione percentuale di potenza. Premendo contemporaneamente i tasti più e meno del cielo o della platea accediamo alle impostazioni dell'unica temperatura. In questo caso per pizza tradizionale, usando i tasti più e meno, imposteremo 320 gradi centigradi. Dopo aver impostato la temperatura, aspettiamo 5-6 secondi. Il display torna nelle impostazioni della percentuale di potenza. Con i tasti più e meno, impostiamo rispettivamente percentuali di potenza del cielo e della platea. In questo caso, per pizzeria tradizionale, abbiamo impostato 85% cielo e 20% platea. Abbiamo impostato questi valori in quanto la pizza cotta direttamente sul mattone necessita di poca potenza sulla platea e molta potenza sul cielo. Se invece cuociamo la pizza in teglia, avremo bisogno di molta potenza sulla platea e poca potenza sul cielo, in quanto si tratta di una cottura in diretta. Premiamo il tasto Start e Stop. Vedremo il LED rosso che si accende. Questo indica che il forno è in fase di riscaldamento. Aspetteremo fino a quando la temperatura raggiunge il valore di set point impostato. A questo punto andremo a introdurre il prodotto da cuocere all'interno della camera di cottura. Dopo aver visionato tramite il vetro posto sulla porta del forno che la cottura è al punto ottimale, estraiamo il prodotto.